Ciao a tutti e ben ritrovati in un nuovo video di creazioni lunari. Allora, io parto facendo l'intro e naturalmente arriva l'ambulanza. Aspettiamo. Ciao ambulanza, grazie. Allora, io giro l'intro anche se non so se effettivamente metterò anche l'intro perché non so se inserirò questo nel vlog oppure avete già visto il vlog, non lo so. Insomma, oggi faccio un cosa c'è nella mia borsa? E questa è la mia borsa, quindi io vi consiglio di prendervi qualcosa da bere perché probabilmente sarà un video un po' lungo, anche se ho i tempi abbastanza tirati. Va bene. Allora, la mia borsa è una borsa da mamma, da passeggino della Chicco. E da cosa lo notate? Da questi lacci. Io odio le borse da passeggino, tant'è che il mio passeggino è un peg perego e non ho voluto prendere la borsa da passeggino. Ho fatto qualcosa con la mustela, con lo zainetto della mustela che avevo preso i prodotti, ma si è disintegrato perché, cioè, ora vedrete io cosa metto nelle borse. Quindi un bel giorno sono andata da Chicco, ho chiesto se c'era una borsa da passeggino e lei è diventata la mia amica per la pelle. È nera perché in realtà la doveva utilizzare anche Fabio, poi è diventata la mia borsa. È molto utile perché io la porto a zaino, ok? Ma in realtà la tracolla la potete inserire dove preferite, quindi o a zaino come l'ho fatto io passando per qua il passante, oppure a tracolla classica e addirittura a spalla. Si attacca al passeggino come vi ho detto ed è veramente ben fatta e io partirei già dalle tasche esterne. Allora, fazzolettini finiti e quelli del bar quando andiamo a prendere il gelato. Ah, e ricarica di altri fazzolettini e una letterina del mio amore. Poi, oddio, non saprei più. Ve lo dico, c'è un sacco di roba. Allora, la prima cosa è la sciarpa di Daphne. E il consiglio che vi posso dare è quello di organizzare, cioè, soprattutto se siete mamme, è di organizzare tutto. E io l'ho fatto attraverso delle pochette, ma anche attraverso i sacchettini dell'IKEA, che fino ad ora io non avevo mai utilizzato. Poi sono andata all'IKEA, l'ho comprati e da lì. Allora, la borsa si presenta capiente, molto capiente, con una super tasca qua e due tasche. Ecco, due tasche aperte di qua. Vediamo cosa c'è nelle tasche aperte. Vedo subito il mio portafoglio e nient'altro. Quindi, portafoglio. Non vi sto ad aprire anche il portafoglio, no. Questo portafoglio è molto. Scusate, eccolo qua, è di pelle ed è abbastanza usato, ma ci sono affezionata perché è un regalo e quindi ci sono molto affezionata. Poi un cappellino per Daphne, ma in realtà sta anche a me perché l'ho fatto un po' grosso, che è double face e l'ho cucito io, volevo fare una prova, e una penna per le emergenze, per scrivere. Nella tasca invece chiusa, ecco, qui c'è la parte creativa, un braccialetto da sistemare che mi hanno dato, le pinze di ricambio e poi chiavi di negozio, chiavi di macchina. Poi io ho la macchina che si apre senza chiavi e quindi le tengo in borsa. Poi, ah, questo è mio. Questo è il mio. La mia pochette in velluto. La voglio personalizzare. E all'interno ho quest'altra pochettina mia con i trucchi essenziali, direi. Un lucida labbra, cioè un. Come si chiama? Non è un lucida labbra, è un burro cacao. Un rossetto, un matitone per le labbra e
E questa che è stupenda, che è per fare la riga. In realtà è un... Scusatemi. In realtà è un ombretto, color prugna. Poi ho due dentifrici da bambino, perché non lo so. Ah, perché me li ha dati il dentista da dare a Daphne. Una boccettina di fisiologica con scadenza 2024, quindi va bene. Un chupa chups, non so perché, alla fragola, che oltretutto non mi piace nemmeno. E vabbè, è un assorbente. Poi. Rimetto dentro perché poi io dopo devo anche andare via e rimetto già dentro. Poi sempre qui ho le salviette struccanti, il ciuccio che non usa, che è di quando era neonata praticamente. Una pomata anti-arrossamento per Daphne, per il pannolino, che l'ho messa qui perché se mi serve così Fabio sa che ecco dove erano. Vabbè. Poi un altro sacchettino con assorbenti igienici, una mascherina, questo che l'hanno dato a Daphne quando si è vaccinata, poi una bustina di zucchero. Uno smalto trasparente che può sempre servire. Un fazzoletto di stoffa. Questi che ho detto, ecco dove erano finiti, i Pocket Coffee che devo finire prima che arrivi l'estate. E poi, vabbè, questi che sono degli attacchini. E poi, scusate. Le cuffie finte AirPods. Vanno benissimo. L'ho comprati quando ero ancora incinta e funzionano, quindi più che bene. Rimetto tutto dentro. Poi stanno arrivando WhatsApp in continuazione. Vabbè, andiamo avanti. Anche voi vi metto dentro, se no Fabio me li vede e me li mangia. Anche no. Poi ecco, questi due che li utilizzerò oltre che per fare i pacchetti per un'altra cosa per l'estate per i bimbi. Anzi, volevo prepararli per domani come regalino alle bimbe che vengono a casa. E poi passiamo con i sacchetti. Sacchetti merende iniziate. Merende iniziate. Ho il bavaglino Plasmon e frutta, questa qui della Mellin 100% pera. In realtà ormai andiamo anche su quelle Coop, così tanto sono tutte 100% frutta e quindi va benissimo. Naturalmente non devono stare aperte più di 24 ore fuori dal frigo, questa l'ho aperta stamattina, quindi nel caso poi la mangio io. Poi merende non iniziate, e qui ho vedete, il frullato Coop, soprattutto pera, perché Daffre piace soprattutto la pera. Fazzoletto vagliolini. No, questo cosa si fa? Biscotti, taralli, cracker di mamma, rotti naturalmente, cucchiaini per le emergenze e forchettine. E rimetto tutto dentro. Forse. Poi, andando avanti, ecco, questa ce l'ha messa Daphne, la coda del suo vestito da unicorno di carnevale della Kiko, molto bellino. Se non avete visto la foto, vi consiglio di andarla a vedere su Instagram, Creazioni Underscore Lunari. E la vedete, è troppo bellina con quel vestito. Sacchetto del cambio, cioè del cambio proprio cambio, ok? Non dei pannolini, del cambio. E qui dentro l'ho cambiato da poco perché ha cambiato taglia naturalmente e è cambiata anche un po' la stagione e quindi avevo bisogno di un altro tipo di cambio. Ci sono dei pantaloncini di emergenza, dei leggingsini di cotone, li stanno un po' corti, ma per un cambio d'emergenza va più che bene. Una felpina, così, e
leggerina, gazzata. È di Pepco questa, mentre il pantaloncino è di Chiabi. Penso che il pantaloncino l'ho trovata ancora. Poi un budino, sempre di cotone, che è 24 mesi. Una maglietta a maniche lunghe, se mi ha macchiata, è vero? No, l'ho messo pulita. Una maglietta a maniche lunghe. Vi dico perché portare sempre un cambio. È successo l'altro giorno che eravamo a fare merenda fuori con Papi e stava mangiando il fruttino. Babbo gliel'ha strizzato un po' di più, lei non era pronta, quindi si è rovesciata praticamente tutto addosso. Lei umiliatissima, e io le ho detto: amore, non ti preoccupare, ci cambiamo subito. E meno male avevo il cambio dietro perché faceva anche un po' freschino. Poi calzini normali e un paio di calzini antiscivolo. Questi li ho usati ieri all'asilo, quindi vanno cambiati. Anzi, li lascio fuori. Poi, ultimo sacchetto, cioè per me questi sacchetti la svolta, Io che, vabbè, non so dove vivessi fino adesso. Non si sa. Non si sa. Poi, ultimo sacchetto e poi abbiamo finito. E non ci sono nemmeno tanti bricioli, oh. Uno. Il sacchetto del cambio pannolino, invece. E qui ho salviette, un asciugamanino, che è sempre utile, e due pannolini, che per una giornata normale due pannolini di solito mi bastano. Poi è normale, se sto fuori tutto il giorno aumento i pannolini. Non ho, perché non so più dove l'ho messa, l'acqua, quella, il sapone non sapone della Mustela, che invece è ottima, e appena la ritrovo la metto qua dentro. Perché è veramente ottima quando sei fuori casa e non puoi utilizzare 80.000 salviette. Quello con un po' di cotone o qualche fazzolettino per il naso risolvete una situazione. E poi devo aggiungere anche un campioncino di sapone intimo per bimbi, delicato, così da avere, insomma, anche per lavarla. Per il bisognino un po' più grande, oppure perché è stato tutto il giorno fuori e ho voglia di lavarla. Quindi, questo io ricompongo la mia pochette, sì, la mia pochette, la mia borsa. Questo è tutto quello che c'entra, quindi vedete che è molto capiente. Guardate qua, una valigia. E in realtà io questa l'ho presa anche perché se devo fare un weekend fuori porta, metto qua tutti i cambi e lei, insomma, è pronta. Ecco, senza stare a portare valigie, valigette o chissà che. Oppure faccio il trolley piccolo per tutti con due cambi e lei qualcosa di più perché comunque noi siamo partiti con lo svezzamento normale ma poi siamo passati ad auto svezzamento e lei mangia da sola e mangia con le mani adesso con le forchette e con le posate. Il problema è che si sporca necessariamente e quindi porto sempre qualche cambio in più perché 99 su 100 ad ogni pasto va cambiata, anche perché odia i bavaglini, cioè io continuo a portarglieli, ma tanto lei continua a non metterseli, quindi va benissimo così. Se poi volete un video voi mamme, quindi ora taglio un attimo le creative e parlo con le mamme, volete un video su svezzamento e autosvezzamento? Ne possiamo parlare insieme. Se volete anche un aggiornamento sull'allattamento, perché sì, sto ancora allattando, fatemelo sapere. E niente, io vi saluto, vi mando un abbraccio grande. Qualsiasi cosa potete scrivermi qua oppure mi potete scrivere su Instagram e io sarò lieta di rispondervi. Vi aspetto nei commenti, vi ringrazio per aver visto il video fino a qua, per continuare a vedere i video di creazioni lunari, nonostante non ne faccia tantissimi, e al prossimo video. Ciao!